Meglio imparare in fretta a vendere cara la pelle. Vendere coi gomiti lo spazio che serve. Alleno i miei polmoni ad alcol, fumo rock and roll. Tratta solo di ungere veleno alle macchine. Camminano qui sotto, non fiatare, ci faranno bu. Pazzo criminale, questo salto è da suicidio. Decide adesso sì o no, ti puoi fottere. Io senza di te ormai lo faccio lo stesso. E mon John che saltiamo alle oltre e ci lasciamo dietro i danni di sempre. Come on John, non ci prendono più. Allora come on, come on, come on John. Bam, 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 bam. Ci vuole con me per un bicchiere di sangue. Come on John, non ci prendono più. Allora come on, come on, come on. Era da tempo che sognavo di tornare facile da te. Era da tempo che sognavo di affilare le mie lame su di te. John che saltiamo il mio tre e ci lasciamo dietro i danni di sempre. Come on John, non ci prendono più. Allora come on, come on, come on. Devo guardare giù, devo guardare giù, devo guardare giù, devo guardare giù. Benvenuti su Bunker TV, Filippo dall'Inferno oggi, ciao. Grazie di essere venuto. Ciao, grazie a te. Cosa ci hai suonato? Vi ho suonato Come On John, la rivisitazione bluegrass della traccia d'apertura del mio disco solista. Primo album da solo? Primo album da solo e anche ultimo perché non mi piace stare da solo. Ma infatti ti sei circondato di una band anche sì, per esatto, questo. Esatto, sì, esatto, sono appena andati via, adesso torneranno per il secondo pezzo, anzi ce n'è solo uno oggi, però basta e avanza. Quanti sul palco in genere? Siamo in quattro, due chitarre, basso e batteria. Come è nato il progetto? Il progetto è nato con l'esigenza, dunque devi sapere che io prima di fare il rockettaro suonavo in un quintetto rhythm and blues, l'ho fatto per poco meno di 10 anni e negli ultimi anni niente, mi è cresciuta un po' la voglia di mettermi alla prova su campi diversi, su qualcosa di un pochino più moderno che raccontasse un pochino meglio quello che vivo su e giù dal palco insieme ai miei amici e ai miei nemici. E quindi è venuto fuori un disco hard rock in italiano. Quintetto che si chiamava? Quintetto che si chiamava The J.C. Harpo Blues Band. C'era questo cantante armonicista canadese che saluto. Ciao J.C., magari prima o poi ti fa un giro in rete e becca il video. sì, sicuramente. Ci sono dei video che pensi di associarci o dunque, guarda, per ora? Nella playlist trovi l'unica cover dell'album che è Caruso di Lucio Dalla, della quale abbiamo fatto un videoclip che è già disponibile da qualche mese su YouTube. Quello per il momento è l'unico lavoro in video che abbiamo fatto. Ovviamente abbiamo in programma di fare altre cose nel futuro più breve, perché insomma... Il CD è etichetta... CD è uscito con la Bagana Records, con un'etichetta di Milano, di Titta Morganti, Emiliano, insomma un gruppo di ragazzi giovani che stanno promuovendo un po' il movimento rock del nord Italia. È ovviamente una cosa che è nata a profilo basso, nel senso zero pretese, era un pretesto per iniziare, quindi
sia io che loro la pigliamo con filosofia e vediamo fin dove arriviamo aspettando dall'Inferno 2. Complimenti all'etichetta perché sono un bel po' di gruppi che stanno Sì, passando di qua parecchio. e siamo contenti, ci continuano a Sono mandare forti, proposte molto veramente forti, molto interessanti, attivi, quindi sì. siamo contenti. Finalmente ogni tanto esce qualche Giovani talenti anche proposta loro. nuova. E, senti, io ti lascio al secondo pezzo Yes. e ti ringrazio davvero di essere stato qui Grazie e ci a te. A rivediamo presto. alle prossime date. Volentieri. Ciao, alla Ciao. prossima. Ciao, buona serata. Quando mai giocato a scacco, i setti hanno preso il tuo posto, dormo solo sul cuscino destro. La notte l'ho passata in bagno, qualcosa che era solo nostro, il giorno del tuo compleanno. Pantaloni viola, occhiaie, piercing al setto. Se qualcosa ti fa male lo fai lo stesso. Poi quando hai finito non stai sulle gambe. Bello il nuovo tatuaggio che hai sullo sterno. I love you, signorina dall'inferno. È inutile contare i danni, sterilizzare i tuoi discorsi. Stringo coltelli con i denti. Sono ancora fuori, anche se il conto adesso è pari, non conto i segni sulle mani. Pantaloni viola, occhiaie, piercing al setto. Se qualcosa ti fa male lo fai lo stesso. Per chiedi sempre qualcosa di pesante, e poi quando hai finito non stai sulle gambe. Bello il nuovo tatuaggio che hai sullo sterno. Signorina dall'inferno.